Sono Mario Gazzola, oblato di Maria Immacolata, sono in Uruguay da più di 40 anni e qualcosa, e l'ultimo anno sono ritornato dove ho cominciato 40 anni fa, cioè in periferia di Montevideo, in una zona chiamata il Cerro Norte. E quello che faccio adesso, che più specifico, è andare a trovare le persone al Villar de Vaux, che è un manicomio, in una parte soprattutto di una zona che è praticamente una prigione, e la cercare di stare, ascoltare questa persona che vado a trovare, in modo che superi tutti i problemi, perché non sa quanto tempo starà lì, e poi anche ecco, vedere che questa persona legge la Bibbia con le altre donne che sono nello stesso posto e recitano il rosario. Un altro lavoro nuovo, diciamo, perché non sono il parroco, sono uno che accompagna, ecco, visitare gli ammalati, soprattutto quelli che sono negli ospedali, nelle cliniche private, perché in Uruguay è tutta la mutua è tutta privata, ecco, e poi accompagnare le piccole comunità che si ritrovano ogni 15 giorni, ogni mese, ecco, perché condividano la loro vita e leggano la Bibbia, non in un modo così, diciamo, proprio che tocchi la vita, no? Che la parola di Dio sia vicina. E poi anche ogni mese ho una specie di lezione biblica per spiegare la parola di Dio, i testi biblici. L'anno scorso ho spiegato un po' l'Antico Testamento nell'insieme, poi Gesù e poi San Paolo, ecco, per far capire alla gente, in modo che quando leggono la Bibbia o ascoltano la parola di Dio nelle messe, ecco, riescano a capire un po' di più.